tu vuoi vincere 1000 succulenti V-Bucks? Per farlo è molto semplice, devi iscriverti al canale e scrivermi il tuo ID di Fortnite nei commenti. E se raggiungiamo i 250 iscritti entro la fine del 2020, regalerò personalmente 1000 V-Bucks al vincitore, che sarà estratto randomicamente. Oppure un premio da non più di 1000 V-Bucks. Perché non farlo? È gratis, semplice e mi date un grande supporto. E ciao a tutti ragazzi, quel vostro Flavio Gamer che vi parla e benvenuti in un mio video. Quest'oggi un prima di shoppare, come al solito. Però quest'oggi è dedicato al pacchetto Riflessi Oscuri, un pacchetto da 16€ che non ho comprato alla prima uscita, uno dei pochissimi, però che ora è diventato uno dei miei pacchetti preferiti. Quindi ora lo andrò a comprare e ci rivediamo quando l'avrò comprato. Ok ragazzi, eccoci, finalmente ho comprato questo pack. E ne sono felicissimo perché è bellissimo. Questa settimana sarà dedicata interamente a questo pack. Dovrebbero uscire un video martedì, giovedì e sabato. E wow. Ok, i componenti di questo pack sono Jonis Oscuro, Cavaliere Rosso Oscuro, Jolly Oscuro, Scudo Oscuro, non scegli lingua, Cubo Imprevedibile e Ascia Oscura. Bellissimi gli ultimi due e il primo item. Questi due sono anche belli, però anche questo è molto carino. Però preferisco, tipo, il mio preferito è Jonis Oscuro, che oggi lo andremo a vedere. Dicevo che oggi andremo a vedere Jonis Oscuro, come prima, che questo video uscirà di martedì. Poi giovedì uscirà quello sul Cavaliere Rosso Oscuro e un sabato su Jolly Oscuro. Quindi andiamo a vederla subito in game. Ok raga, eccoci in game. Madonna, questo backpack è semplicemente sublime. Cioè, fa un effetto strabello a mio parere. È uno dei miei backpack preferiti attualmente. Pure il piccone. È tanta roba. Pure la skin non è niente male, essendo che riprende i vecchi default. E quindi ha molto pesante. Lascia quell'onda tipo del cubo. Cioè, non dico le rune, l'effetto tipo magnetico sembra. Sembra un'onda d'urto. Ci sta un fottio. Guardiamole nella build. Una skin un po'... Madonna, non si dica. Una skin un po' appariscente. Però... cioè, dai. Lo dico io. Per 16€. Questo ne valeva anche per 20, sto pack. Sono stato stupido io l'anno scorso a non prenderlo. Però per 16€ sto pack è regalato. Cioè... Madonna, sto cascando. Cioè... davvero. Ok, andiamo a vedere la skin quando mira. E poi direi che ce ne torniamo alla lobby e vi faccio vedere i migliori abbinamenti. Prendiamo la mimetica del cubo. Cioè, il cubo è reattivo alle eliminazioni, vi rendete conto? Cioè, la ganzaggine di questa cosa. Cioè, a parte che c'ho 10.000 di vita, quindi bot con la pistolina. Guardiamo bene l'effetto. Vedete che fa quella scintilla in più? Più energetico quando fai una kill. Pure un backpack reattivo davvero stupendo. Ci tengo a farvelo vedere sulle varie armi. Cioè, ci sta un fottio. Con la skin non invadente, effetto molto carino. Mi piace pure che invece del tatuaggino di Jigsaw, cioè tipo una roba satanica, ci sta molto. Vabbè, ora torniamo alla lobby e guardiamo i migliori abbinamenti con Jonis Oscuro. Ok raga, eccoci tornati alla lobby. L'effetto è bellissimo davvero. Ora vediamo i migliori abbinamenti con Jonis Oscuro e poi li andremo a vedere con Cubo Imprevedibile. No, molto figo. Ok, è vero che cambia skin. No, non ha senso, cioè non è che così, è molto carino. Lo zainetto di Lord Deeds. Bello, bello. Lo stile minty ci sta molto, no? No? Sì, per la colorazione ci sta. Nie? No. No? No?
No. No. No, è abbastanza difficile abbinare. Bellissimo. Come se ci avesse la tasca da sicario. Con i colori pure s'abbina. Finora questo è uno dei più belli. No. E un po' i colori li prende, ma quell'arancione spicca troppo. No. 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 Aspetta, forse ce l'ho da. Ci tengo a farvelo vedere. Ok, ci sta abbastanza, dai. E no. Ci sta quello di Ninja prima. No. Carino, pure un po' troppo stravagante. No. Sì. Sì, dai, perché no, cioè. Cavolo, forse che cambia schema. Ci sta un botto. Ok. Ok, bene. Così. Però troppo grosso sto backpack per una skin così semplice. Questo ci sta un botto, più per il senso, come se si fosse vendicato, boh. Che. Ci potrebbero fare delle storie dietro, ci sta un botto. Lo zaino di Fiabe Estiva raramente sta bene con qualcosa, ma qui ci sta abbastanza. Riprende però che la fascia sembra attaccata. Pure se senza questo ci sta meglio così. Bellissimo, se ce l'avessi viola sarebbe il top. Se qualcuno ha lo skull viola, pure se ne dubito, fatecelo lo sto abbinamento, che ci sta un botto. Nulla di interessante per il momento, mi pare di vedere. Bella locchizione così. Pure gli occhi riprende. Ci sta molto. Io. Ok. Così e così ci sta. Specialmente così col backpack di Viz. Ci sta. No, le ali al neon. Orribile. Sai che ci sta? Cioè, se magari uno non ha niente, iniziate a giocare da poco. Ci sta. Vabbè. Meno male che ho lo stesso effetto, ci sta molto. No. Sì, bello. Il suo. Cioè, veramente il suo. Bellissimo comunque. No. No. No, carino ma non bellissimo. No. 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 Ok, quello zaino di vengeanza ci sta. Bellissimo, no, quello della galassia. Ok, lusso decente, bellissimo, pure perché sembra un po' la Stranger Things, quindi ci sta, cioè sembra che sia appiccicato tipo il portale per l'inferno, ci sta un sacco, non ha senso però è bello, boh, non so perché, bellissimo quello di, come si chiamava? Fade, no, no. Decente. No. Bellissimo. Vabbè, alla fine. Banalissima come combo. No. Nie. No. Bello. Troppo strano il cambiamento di colori. Ok. Rimettiamo il cubo imprevedibile. Ora ci si diverte con gli abbinamenti col cubo imprevedibile. Siamo subito. Pastel no, senza baione no, pigia margherita già ci sta col viola. Però un bellissimo. Vedete pure perché molte volte
Bellissimo anche sul sogno. Non per forza ci deve star bene, cioè è bello da usare. Bello sul pesce secco, una versione futuristica. Col minty, pensavo meglio, vi devo dire la verità. Laguna no. Extreme giorni, come volete. Iris, no, davvero, troppo strani colori. No, è una skin più per i colori cupi. Però già sul, pure se la Beach Bomber ha colori molto chiari, però ci sta bene, cioè. Lo zaino che non deve essere per forza abbinato per starci bene. Porcatore è abbastanza carino. Sì, perché no? Sì. Bella, bella. Cioè, gialla nera. Vabbè, prendete il suo. Riplay nello stile viola ci sta molto, pure come se avesse assorbito l'energia del cubo. No. Yonder pensavo meglio. Neanche su Wild. Magari. Sì, così ci sta su Vitz. Viaggiatore eterno. Magari. Sì, già ci sta di più così. Sky. Così è bella. Così molto molto bella. Soldato di Vischio e. No, già perché. Stratus sì, come se si facesse degli studi sopra, molto carina. Come combinazione. Vaga no. Sì, una na. Venderne anche. Ma aspetta, non mi viene la curiosità. Sì, Sidewinder. O Winder, non lo so come si dica. Ok, ci sta molto su Pinacotecnica. Bellissimo! Questo abbinamento è fantastico, pure se non ha senso, ci sta un botto. Raga! E poi dite che il nostro backpack non è uno dei più belli. Cioè, sullo school, questo io lo ad Halloween, che io dovrò usare lo school ad Halloween, così spacco tutto. Bello. Sul reddition è curioso che si vede pure il sotto, però no, è brutto, cioè. Oceania. Non ha senso, cioè, non saprei come darglielo. Fimille neanche. Con i colori scuri ci sta molto, vediamolo meglio magari con l'effetto. Dai, su palla 8 ci sta abbastanza bene. Poi non capito perché non mi fa vedere l'effetto. Sempre buggato con lo stile corrotto. Cioè, questo ci sta abbastanza bene, ma come se avesse dietro. Come se fosse il coso di Salvo il Mondo da dove escono gli zombie. Una cripta. Cioè. Ormai il contesto è quello. Ok, molto carino sull'Ordiz così. Aspetta, vediamo sull'Ordiz così. Questo proprio potente. Sulle skin della season 10 ci sta basso. Cioè, ci sta particolarmente bene. Pure su kit molto bello. E neanche adesso guardo così. Sì, è sempre un po' nello stile scuro, però questo è un altro scuro satanico, più che altro. Invece così, è proprio nera, bella, bella. Oh, non so voi, però a me non piace Ember, cioè, non l'ho mai, non mi è mai piaciuta. Penso mai mi piacerà. Mi fa proprio schifo Ember. Su, Genesi Bunker ci sta abbastanza bene. Ok, carino. Così ho un abbinamento carino con Genesis Sub, dai, l'abbiamo trovato. Pure se non ha molto senso, però i colori ci stanno. Jules, bellissimo sia così che così. La riversiva. Vabbè, non ci si può avere aspettative da maschile estiva. Bellissimo su dammi così. Cornetto, direi di no, fa pure clipping. Compagno di volo. Cobalto, sì, perché no? Chiave Master, meglio incappucciato. Così va abbastanza il contrasto. Non so, voi, cioè. No, questa skin è solo fanservice. Mi fa schifo pure tutti gli abbinamenti. Tacco rosso, no. Vanita, no. Brutus, magari ombre? Sì, davvero, è come se dovesse portare un carico segreto. Ma verso chic no. Carlino neanche. Ok, giallo scuro. Vabbè, perché è del pack, però ci sta abbastanza bene. Secondo il cavaliere rosso scuro.
Stessa cosa per accordo potente oscuro, belli. Ok, torno. Neanche con Shulk. E io non so lì a chiamarla Jennifer Walters, eh. Star Lord, no? Però prende la videocassetta, quindi ci potrebbe stare. Dilanator e operazione zabaglione congelata, no? Invece secco congelato, no? Marshmallow congelato, no? Però è figo e fa l'effetto sia con la musica doppio reattivo. Magari ninja così è già più ganzo. Dai, uno sneeze, un ninja. Acqua me levatemelo che sto brobio. Bellissima su falco uccello ombra. Bellissimissima. E su Scallyumbra un po' meno, boh. Ci trovo meno un perché. Su Umbra Perfetta pensavo meglio su Umbra Perfetta. Arcombra no. Ome Infusione no. Venganza no. Sentinella idem. Però come se gli desse il potere, come se fosse parassita. Singolarità magari. Questo è più decente, credo. Quello ci vanno più. Comunque no. E neanche su Sarana. O Sayonara. Non so come si dica. Maya no. Sarà la mia che è fatta male. Triceratops no. Supersonico. Così nel primo stile ci sta abbastanza bene. Roz. Bellissima così. Come vi fa a non piacere Roz? Pure su rovina abbastanza senso. Fusione tra il fuoco e il cubo. No, scrittore guerra no. Pure se potrebbe riprendere un po' salva il mondo. Un po' una cosa da Big Brain. Mi danno. Ti prego. E bella sul lusso. Bella sul lusso. Ok, bellissimo su fusione. Cioè, primo stile è stupendo. Davvero. Glow, sì. Più perché sembra tipo una roba strana. Non so perché mi piace, ma mi piace. Mi piace. Mi piace e basta. Bello, vediamo. L'effetto lo riprende delle rune, però. Sembra una caramella. Così ibrido. Ci sta come se gli desse l'energia. Ma di alla Dragon Ball. Inferno no. Cado il Team Leader no. Stessa cosa di pittura di guerra. No, su Frostbite non ha senso. Bellissimo su Fade. Oh, Fade non la uso mai, però mi piace molto come skin. Cioè, forse addirittura la mia preferita del pass season 13. Pass 13. Vabbè, ci sta abbastanza bene. Oh, un backpack che ci sta bene con la Galaxy, che tutto sembra pacchiano, questo ci sta benissimo. Cuore nero. Magari forse così. Dai. Abbinamento decente io abbiamo trovato. Forse non si vede molto, si vede su l'angoletto da dietro, però il lobby potrebbe far figo. Cavaliere ultima. Boh. Cavaliere rosso ci sta. Perché no? No. No. Sarà che non mi piace proprio Deadpool. Bellissimo sul Ranger dell'amor perduto. Guardia oscura no. Realizzatore così bellissima. Madonna. Quanto è cazzo è sto zaino? Vediamo come ci sta. Un po' meno ci sta qui. Però comunque ci sta bene. Sì, sul cavaliere. Eterno, sì, cavaliere eterno si chiama, perché no? Alla fine. No? No? Ni è sul. Segugio infusione tipo? No. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo prima di shoppare, che è la prima parte del prima di shoppare sul pacco scuro. Vi ricordo che questi video, comunque, se volete iscrivetevi, lasciate un like, mi farebbe molto piacere, essendo che sto da 1 ora e mezza registrando e voi vedrete una cosa di 10-15 minuti, nonostante io abbia... Ah! Abbiamo raggiunto i 100 iscritti, anzi abbiamo superato e abbiamo raggiunto i 104 iscritti. Vi ringrazio di cuore per questo. E nulla per il momento. Dal vostro Flavio Gamer, out!